Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi prepariamo i cornetti all'italiana, un'altra golosità tipica dei bar e delle pasticcerie. Iniziamo la ricetta e per prima cosa disegniamo un quadrato 20x20 su un foglio da carta da forno. Quindi prendiamo il burro per fare la sfogliatura e lo tagliamo in fettine da mezzo centimetro. Giriamo il foglio e mettiamo il burro lungo il perimetro. Mettiamo sopra un altro foglio, chiudiamo formando come un pacchetto. Giriamo e con il mattarello schiacciamo distribuendo in maniera uniforme il burro in ogni angolo e spazio. Quindi riponiamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. Adesso facciamo l'impasto. Farina in ciotola, montiamo il gancio e mettiamo anche le uova, lo zucchero e l'acqua dove abbiamo sciolto per bene il lievito. Impastiamo per 10 minuti a velocità media. Quindi sciogliamo il burro con dentro la pasta d'arancio, la vaniglia e il sale. Riavviamo a velocità più elevata e mettiamo il burro sciolto in circa 3 volte, facendolo assorbire ogni volta. Dopo la terza volta impastiamo per almeno 15 minuti, fino ad ottenere una corretta maglia glutinica. Una volta pronto lo mettiamo in una ciotola, chiudiamo e lasciamo 2 ore a temperatura ambiente o fino al raddoppio. Dopodiché lo trasferiamo in frigo per circa 8-12 ore, sempre ben coperto. Dopo la lievitazione lo tiriamo fuori dal frigo insieme al burro. Lo stendiamo sul tavolo infarinato con il mattarello formando un rettangolo di lunghezza 40 e larghezza 20. Mettiamo il burro sopra e mandiamo verso il centro i due lati. Li schiacciamo per bene l'uno all'altro e pizzichiamo anche le due estremità così da non far fuoriuscire il burro. Infariniamo ancora. Adesso con il mattarello prima diamo dei colpetti in superficie, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, e quindi lo andiamo ad allungare formando un mega rettangolo di 60 cm di lunghezza e 30 di larghezza. Una volta steso possiamo rifilare i bordi, i pezzetti avanzati li mettiamo al centro e facciamo il primo giro di pieghe da 3. Un lato lo mandiamo verso il centro e l'altro lo accavalliamo al precedente. Dopo aver fatto il primo giro di pieghe, chiudiamo per bene in pellicola e mettiamo in frigo 30 minuti. Quindi lo ristendiamo. Facciamo un nuovo giro di pieghe sempre da 3, di nuovo in pellicola e altri 30 minuti. Ed ancora lo stendiamo, ancora un giro di pieghe da 3 e facciamo fare l'ultimo riposo sempre in pellicola. Fatto l'ultimo riposo, lo stendiamo ancora una volta, ma adesso raggiungeremo le dimensioni non più di 60x30, ma di 63 cm x 33. E la incidiamo ancora sia sotto che sopra, togliendo quei 3 cm di eccesso, formando così il rettangolo 60x30. Quindi facciamo dei taglietti a 10 cm l'uno dall'altro, sotto e sopra, incidiamo e formiamo 6 rettangoli. Facciamo adesso ancora un'incisione, ma da angolo ad angolo, così da formare 12 triangoli. Li posizioniamo su un tagliere, facendo più strati con della pellicola, e li poniamo in frigo 30 minuti. Passato il riposo, prendiamo un triangolo e lo allunghiamo delicatamente. Schiacciamo la punta sul tavolo e facciamo un'incisione alla base di 2 cm. Allarghiamo e adesso con la pressione leggera delle mani arrotoliamo mandando le dita verso l'esterno. Ottenuta questa forma, mandiamo verso il centro le punte. Schiacciamo e otteniamo così la forma del cornetto. Una volta pronti li trasferiamo sulla teglia che useremo per la cottura, riponiamo nel forno spento e lasciamo lievitare per un paio di ore o comunque fino a quando non raddoppiano di volume. Adesso li spennelliamo con delicatezza in superficie con un mix di un tuorlo d'uovo e 2 cucchiai di latte. Per la cottura accendiamo il forno a 180 gradi ventilato e lo portiamo a temperatura. Una volta ben caldo inforniamo nel ripiano di mezzo per circa 24 minuti. Se dovesse uscire del burro al di sotto dei cornetti, non vi preoccupate, è una cosa normale. Una volta ben cotti, guardate che belli, li mettiamo su una griglia rialzata e li spennelliamo generosamente in superficie con uno sciroppo semplice di acqua e zucchero. I nostri gustosi e fragranti cornetti sono pronti, provate anche voi a farli e fatemi sapere.